Allora, siamo con i vincitori della seconda edizione del concorso Gasparo da Salò, Andrea Maffolini, Ida Di Vita, Giorgia Lenzo, Martino Maina. A loro chiediamo di esprimere, insomma, i loro sentimenti per questa vittoria e di parlarci di questo concorso, dell'organizzazione, darci qualche suggerimento anche per il futuro. Chi prende la parola? Allora, innanzitutto ci tengo a ringraziare l'organizzazione perché davvero è uno dei primi concorsi in cui ci troviamo davvero come se fossimo a casa e trattati benissimo e super accolti, veramente a braccia aperte, quindi veramente è stata un'esperienza meravigliosa e per noi è davvero bello essere qui e siamo molto contenti di questa esperienza, veramente ci ha arricchito tanto, ecco. Beh, Martino è alla seconda esperienza del Gasparo da Salò. Sì, io ho già partecipato alla prima edizione insieme ad Andrea con il nostro precedente trio e siamo stati contentissimi di ritornare perché ci ricordavamo di questa organizzazione appunto meravigliosa, come diceva giustamente la mia collega, e siamo stati anche felici di trovare un'affluenza ancora maggiore, un livello ancora più alto, per cui una sfida più difficile che ci ha entusiasmato. Abbiamo deciso di farlo in quartetto quest'anno e evidentemente è andata bene. Siamo contentissimi di avervi di nuovo incontrato in questo meraviglioso concorso. Andrea, dal secondo posto della scorsa edizione al primo posto. Siete cresciuti personalmente? Speriamo di sì. abbiamo investito tanto sulla nostra formazione, sul nostro gruppo e su noi quattro perché è giusto crederci, è giusto trovarsi, è giusto volersi bene facendo musica ed è quello che abbiamo provato a fare oggi ed è quello che stiamo provando a fare da ormai 6 anni col nostro quartetto ogni giorno e quindi veramente è una soddisfazione essere premiati per lo sforzo costante che stiamo provando a fare. Quanto è difficile fare musica oggi per un giovane? Parecchio, nel senso che come al solito ormai in questo paese non è facilissimo nell'ambito dell'arte e della cultura in generale, perciò torniamo sempre al discorso che non è facile per niente, però se uno si impegna insomma qualcosina si trova, è quello che stiamo provando a fare, speriamo bene. Noi vi auguriamo un futuro splendido, ricco di grandi successi. Io spero che essere arrivati primi quest'anno non vi impedisca di partecipare alla prossima edizione del nostro concorso. Allora, un arrivederci al quartetto Ecos, in bocca al lupo per tutto.